Allora, where are you going? Wait. Wait, sit down and open your diary, please. Thank you very much. Open your diary per quando? Allora, questa volta faccio decidere la data a voi, ok? Quindi per un giorno che volete e dell'anno che volete. Voi direte impazzita? Sì, più o meno sì. Allora, su quel giorno che avete deciso, dell'anno che avete deciso, scrivete compito. Provare a realizzare i miei sogni. Perché? Allora, perché questo è un compito molto difficile? Perché il mio augurio per voi è che voi proviate a realizzare i vostri sogni. Quindi il mio augurio per voi non è tanto di realizzarli, o se li realizzate molto 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 meglio, ma di provare a realizzarli e di averne sempre. Io vi Auguro auguro di averne sempre. Ok? Questo è il mio augurio per voi, di avere sempre dei sogni da realizzare e di continuare a sognare. Ok? quando Quindi avete adesso vi lascio andare. Ok? Non vi faccio mettere in fila perché bambini, l'ultimo giorno di scuola della quinta non ci si mette più in fila. Però virtualmente vi abbraccio tutti fortissimo, anche i maschi che magari non vogliono, fa niente, vi abbraccio tutti fortissimo perché l'ultimo giorno di scuola della quinta non si può fare altro. Vi auguro tutto il bene del mondo, tutti i sogni del mondo e al mio zero tutti fuori. 3, 2, 1, bye bye. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do. Un grande in bocca al lupo per la vostra nuova avventura e vi auguro buona estate. Un bacione! Ciao ragazzi, come state? Eccoci arrivati ai saluti per la conclusione di questo percorso scolastico durato 5 anni. Come in realtà avete fatto solo un piccolo pezzettino di questo vostro percorso e un pezzettino tra l'altro molto particolare che penso non vi dimenticherete. Avete già affrontato una grande sfida, quindi siete prontissimi per affrontarne un'altra che sicuramente vi riserverà cose molto belle. Io sono contenta di avervi conosciuti e vi auguro davvero il meglio e tanta buona fortuna. Un abbraccio a tutti, ciao ciao! Ciao a tutti bambini, dopo il nostro lungo ma bellissimo viaggio fatto in questi anni a scuola, vorrei farvi un grosso in bocca al lupo per il futuro, sperando che il vostro cammino continui per il meglio e dare un avviso a quelli che restano alla San Vincenzo alle medie. Con la prof Cascarano c'è da pedalare. In bocca al lupo. Ciao bimbi di quinta! Buona estate! Vi saluta anche Lorenzo! Di ciao! Buongiorno ragazzi. Queste poche parole mi servono per augurarvi un enorme in bocca al lupo per il vostro futuro.
anche se quest'ultimo periodo ci ha visti separati e abbiamo vissuto tutti delle esperienze molto particolari, ci saranno sicuramente tantissime nuove occasioni in cui potremo ritrovarci e incontrarci di nuovo. Quindi rinnovo i miei auguri per il vostro futuro, mi auguro di vedervi presto, molti di voi sicuramente li rivedrò. E che dire, tanti saluti e buona musica. Allora, liebe Schüler, 4 anni fa è cominciata la nostra avventura. Avete imparato, spero, tanto da me, ma anche io da voi. Siete arrivati solo alla fine della scuola elementare. Adesso crescerete e scoprirete tante altre cose. Io spero di rimanere nel vostro cuore come voi resterete nel mio. Vi auguro frohe Ferien, viel, viel Glück in der Mittelschule, viele liebe Grüße, tschüss, auf Wiedersehen. Lehrerin Monica. Ciao ragazzi, ecco anche a voi alla fine del traguardo della scuola primaria che un po' vi fa rendere conto di quanto siete cresciuti. In questi anni avete imparato tantissimo, ma la cosa ancora più bella è che nonostante non vi abbia accompagnato per troppo tempo, e per solo un piccolo pezzo di strada, avete insegnato molto anche a me. Mi avete insegnato che anche le cose più faticose si possono fare divertendosi. E mi avete insegnato che tutti, ma proprio tutti, con i nostri difetti e con i nostri punti di forza, abbiamo tanto, tanto, tanto valore. Portate con voi queste capacità e portate con voi quel tanto che siete e che in questo brevissimo video non posso elencare. Siete belli e luminosi, e il vostro futuro inizia un po' adesso. Quindi io vi saluto e vi dico arrivederci. A presto, spero. Ciao ragazzi, volevo dirvi grazie perché in questi 5 anni mi sono davvero divertita ad essere la vostra insegnante, soprattutto nell'ultima parte. E vi ricorderò come i ragazzi del Maestra Sabrina non farci studiare, piuttosto smontiamo e rimontiamo la scuola in un giorno. Ognuno di voi è stata una piacevole scoperta, ma anche una sfida. E ricordate di passare a trovarvi, altrimenti vi inseguo ai piani alti. Un abbraccio e ci vediamo presto. Eh sì, chi mi cercherà gli occhiali? Dovrò portarli proprio tutti, così avrò una vasta gamma di scelta e di scorta. In compenso, però, nessuno me li nasconderà più. Ragazzi, è stato un piacere stare con voi. Vi mando un bacio immenso, grandissimo. Mega. Ciao. E buone vacanze. Ciao bambini, buongiorno ragazzi, eccoci. Siamo giunti al termine di quest'anno scolastico, un anno scolastico particolarissimo, un anno scolastico che non dimenticheremo facilmente, però che ci ha insegnato una cosa importante, che i veri rapporti tra le persone non si misurano in base al tempo che uno passa accanto all'altra persona, ma alla condivisione di qualcosa di più importante, di più profondo. Il mio augurio per voi, per il vostro futuro, lo prendo da una frase che un ragazzino di 15 anni, che a breve verrà proclamato beato, era solito ripetere. E cioè che ognuno di noi nasce come un originale, ma spesso molti di noi muoiono come delle fotocopie. Ecco, l'augurio sta proprio qui. Io vi auguro per il vostro futuro di rimanere sempre originali, di propugnare sempre i vostri valori liberamente, e di non appiattirvi e uniformarvi mai al pensiero comune. Non abbiate vergogna di dire quello che pensate, nel modo corretto naturalmente, e di essere voi stessi. Ognuno è unico e speciale. C'è chi se lo sente dire da 3 anni, chi da 5 e chi da 8. Ci crediamo veramente in questa cosa e l'abbiamo sempre tenuta in considerazione guardandovi e valutandovi, perché anche questo bisognava fare. Ognuno è unico e speciale, ricordatevelo sempre, siate sempre originali e non diventate mai fotocopie di qualcun altro per paura di non essere voi stessi
o di non essere accettati. Ragazzi, vi ringrazio per questi anni, vi auguro un futuro splendido e vi aspetto con i vostri insegnanti qui a scuola, perché noi saremo sempre qui ad accogliervi. Ciao ragazzi, in bocca al lupo e buon futuro.